se guardiamo i fatti di cronaca oggi, direi che c'è poco da sorridere. Basta pensare a quello che sta accadendo tra Ucraina e Russia, così come le altre 20 grandi guerre che ci sono nel mondo, che hanno già fatto 10.000 vittime, oppure basta pensare alla pandemia da Covid-19, che non è finita e che continua ad aggiungere altri decessi ai già 6 milioni registrati in tutto il mondo. E questi sono gli eventi mondiali. Pensa alle cose piccole: omicidi familiari, tragici incidenti, alluvioni, terremoti, malattie, esplosioni. Ma tutto questo a causa di chi? Non è una domanda facile questa, anche se è molto comoda, perché noi siamo sempre tentati a trovare il colpevole nei dittatori, nei soldi, nei genitori, nella natura, in Dio stesso. Perché? Perché l'importante è prendersela con qualcuno, no? O no? No. E infatti no. Eppure Gesù dice di no. Vi sbagliate! Non è questo l'importante. Tanto è vero che quando a Gesù hanno riferito un fatto di cronaca, cioè Pilato che aveva sgozzato dei Galilei e aveva mescolato il loro sangue con animali sacrificati, Gesù non ha cercato un colpevole, manco in Pilato, ma ugualmente per il famoso crollo della torre di Siloe che ha causato 18 morti. Altro fatto di cronaca al tempo. Nemmeno lì Gesù ha cercato il colpevole, nemmeno nei costruttori. Anzi, dirà che faremo tutti la stessa fine se non ci convertiamo. Aspetta. Convertirci a cosa? Non te l'hanno detto. E poi, noi che c'entriamo con il crollo di un edificio? O con un capo di stato che decide di uccidere alcune persone? C'entriamo e come? Altrimenti non ci faremo nemmeno la domanda su qual è la causa di tutto. E visto che trovare il colpevole non serve a niente, solo ad aumentare odio e tristezza, Gesù sposta l'attenzione su di noi, che restiamo lì fermi come spettatori immobili. Cerchiamo di intenderci meglio. E più che guardare a chi è stato, vi credete superiore agli altri? Ci fa guardare alle vittime. Infatti, chi curerà i positivi al Covid intubati in terapia intensiva? Chi accompagnerà le persone terminali senza alcuna speranza? Chi accoglierà i profughi che scappano dalla loro terra? Chi farà crescere serenamente i bambini orfani? Chi sosterrà le famiglie in difficoltà economica? In altre parole, anziché chiedersi chi è il colpevole qua, Dio vuole sapere chi è pronto ad amare qualcuno che sta soffrendo. Lui crede che i nostri cuori meritino qualcosa di più, questo è tutto. Ed è questa la conversione di cui parla, trasformare semplici notizie in una chiamata personale. Perché una notizia suscita domande come di chi è la colpa? Una chiamata, no, quella esige una risposta. E magari quella risposta sei proprio tu.